Siamo arrivati alla quarta domenica di Pasqua e ascoltiamo l'inizio del capitolo decimo del Vangelo di Giovanni nella liturgia domenicale e abbiamo tanti particolari in questo bellissimo testo che è logicamente l'annunzio del vero pastore, del buon pastore che è Gesù, no? Ma il punto è che ci stanno appunto tanti dettagli piccoli che spesso sfuggono. Per esempio comincia dicendo: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Entrare dalla porta o da un'altra parte? Questo è uno dei sistemi un po' per capire quando è il Signore che sta parlando con noi o sta parlando con noi qualcun altro, perché tante volte capita che noi accogliamo pensieri tortuosi, che non entrano per la porta, che non sono lineari, che non sono onesti, che usano le eccezioni, si muovono secondo quel tipo di stortura e tortuosità che è tipica di un pensiero che non viene dallo Spirito Santo. Il Signore è limpido, è nitido, per esempio, non ci manipola mai. Dio ci offre l'amore. Non ce lo impone mai, perché l'amore implica la libertà. Allora non entra mai da un'altra parte che dalla porta, o apri o chiudi. C'è un testo bellissimo del libro dell'Apocalisse che dice: ecco, sto alla porta e busso. Se uno apre, io entro. E se apri, apri. C'è qualcosa che dipende da Dio, che è la grazia, che solamente Dio ce la può dare, ma c'è qualcosa che dipende da noi, aprire la porta alla grazia. Non usa mai una strategia tortuosa. Certe volte noi pensiamo che sia sano un po' convincere gli altri, magari non dicendogli tutto quello che gli dobbiamo dire, tutto quello che è onesto dirgli e dovuto dirgli. Così, convincendoli o con una evangelizzazione, con una comunicazione, con una anche gestione dei nostri rapporti manipolativa, non esplicita, non diretta. Ecco, il Signore non fa così. Le cose forzate non vengono da Dio. Le cose forzate non sono la sua strada. Il buon pastore non usa questo tipo di tecnica. Ed è interessante che se andiamo avanti in questo testo vediamo che il guardiano apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. Il guardiano gli apre. Che cos'è questo guardiano? Beh, possono esserci tante interpretazioni belle. Diciamo semplicemente che noi abbiamo un cuore guardingo, abbiamo un cuore un po' impaurito che si difende, ma è anche interessante leggere un po' tutto questo testo da una prospettiva, come dire, anche di cura dell'altro, no? Quando è che l'altro mi apre la porta? Quando il guardiano apre. Io devo saper parlare a quel guardiano ed è interessante che dice: il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Come salva le sue pecore il Signore? Imponendogli qualcosa? No, una voce. E in questa voce succede qualcosa. Dice: le chiama per nome. La conversione tante volte è l'esperienza di sentirsi chiamati per nome, sentirsi appellati secondo verità e secondo quel segreto profondo che solo noi conosciamo, e sentirsi conosciuti, chiamati per nome, tante volte solo in Dio noi ritroviamo noi stessi, solo Lui ci può liberare, perché questa è una storia di liberazione. Questo pastore fa una cosa, chiama le pecore e le conduce fuori, le deve portare fuori, perché sono ingabbiate dentro un luogo che devono lasciare. Tante volte noi riusciamo a trovare la forza per obbedire alla verità, al bene, solo quando ci identifichiamo con questo bene, quando sentiamo che l'appello della verità ci riguarda proprio in prima persona singolare. Ed è tanto bello che il Signore sa toccare quella parte così intima di noi che solo Lui conosce. Le chiama ciascuna per nome e le conduce fuori. E
quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, è interessante che hanno messo questo verbo per tradurre, ma non le ha spinte perché di fatto dice cammina davanti ad esse. Allora, come fa uno a spingermi se mi cammina davanti? Esistono vari tipi di spinta. Sant'Agostino sottolinea l'importanza di un'altra frase che è sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. E lui spiega, è il desiderio che mi spinge. Ci sono degli spintoni che io prendo dalle costrizioni, dalle paure, dalle imposizioni esterne, sociali o, non so, culturali. E ci sta un altro tipo di spinta, quella spinta che mi prende per il desiderio, che mi tocca per quel nome che il Signore ha saputo dare al mio cuore e allora io lo seguo. Dobbiamo capire una cosa, questo pastore cammina davanti, non camminerà mai dietro, Gesù Cristo si segue, non possiamo aspettarci uno spintone da lui. Non ci toglierà mai la vertigine della libertà, come stiamo dicendo già da un po' in questo commento. Non ci toglierà mai la possibilità di dirgli di no, che noi tante volte vorremmo non avere. Vorremmo essere liberati senza il nostro consenso. Talvolta ci sono persone che cadono nei vizi e pretenderebbero, chiederebbero a Dio di essere liberati dai propri vizi come una magia, svegliandosi una mattina non aver più voglia di certe cose da cui dipendono, certi atteggiamenti a cui si sono abituati, ma non funziona così. Ci sarà da obbedire alla luce e ci sarà da rompere, uscire, lasciare quel recinto, ma condotti dalla bellezza, non dalla forzatura. O anche dalla mancanza di partecipazione personale. No, ci vorrà il nostro sì e ci vorrà la nostra battaglia, ci vorrà di uscire, però si esce contenti di uscire, si esce felici di essere condotti fuori. Ed è interessante, no? Che dice ancora che un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui. Pensiamo pastoralmente a questo discorso. Quante volte capita di vedere proposte, anche ecclesiali, dove ci si lamenta perché le proposte non vengono seguite o capite o accolte, ma quando si annunzia ciò che tocca il cuore, non c'è neanche bisogno di fare troppa pubblicità. Il cuore si muove quando lo tocchi veramente. Le persone che si sentono conosciute ci seguono. Perché questo mondo in larga parte non è interessato a ciò che noi cristiani abbiamo da dire, forse non perché sono brutti e cattivi, gli uomini e le donne del mondo, ma perché noi non tocchiamo il loro cuore, perché quando lo tocchiamo non sappiamo più da che parte metterli per quanti sono, perché così è. Quelli che vengono prima, quelli che vengono e passano per altre cose che non sono la porta, sono ladri e briganti. Attenzione, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, dice Gesù, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù non va scambiato per un ladro, né un ladro va scambiato per Gesù. Cosa vogliamo dire? Talvolta abbiamo presentato Dio come uno che aveva qualcosa da prendere, Dio ha solo da dare. Lui è venuto perché abbiamo la vita. E l'abbiamo non un po', ma in abbondanza, che trabocchi. Tutte le volte che mi apro alla volontà di Dio, debbo ricordare che il Signore mi parla per darmi vita. Non ha mica niente da prendere, non è un ladro il Signore. Ma cosa gli posso dare al Signore? Io ho solo da ricevere, per questo vale la pena di seguirlo.